Sto per vedere per la prima volta la mia ragazza con i capelli tagliati e colorati. Ho gli occhi chiusi io, eh. Dai, vieni. Hello. Ciao. No, vieni, dai. Tieni a tu. Almeno mi vedi. Oh, sei bellissimo. Oh, oh, carina. Oh, sei piccola. Oh, ciao. Sei bellissima. Sono troppo imbarazzo. Ciao. Ok. C'è una sola e unica colomba nel recinto delle caprette. Ma c'è una sola cosa importante in tutto ciò. Non ho più capelli. Ta-da! E mi sento male con me stesso. Ma smettila che stai benissimo. Girati. Oh, ora ti vedo bene. Mi sei mancano. Bellissimo. Ma mi mancano. Lo so che ti mancano. Lo capisco, anche a me mi mancano i miei. Sai che sei bassa? Guarda, viva la sua vita felice da capretta. Guarda, se ne avvicina una, se ne sta avvicinando una. Ha fame forse. Con tutta l'erba che c'è qua, cosa deve aver fame di cos'è? Carne. Ah, ma c'è lì la cicogna. No, la cicogna. La colomba. C'è lì la colomba. Ciao. Come va? Tutto bene? Ciao. Adesso mi sputa. Oh, poverina. Sei prurito? Come ti chiami? Johnny. Ma che carina. Adesso ci sputa. La voglio toccare. Occhio che adesso ci sputa. Certo. Occhio che mordono le capre, amo. No, ma non mi morde perché mi vuole bene. Certo. Ciao. Ti prego, devi volermi bene. Occhio che ti morde il dito, te lo stacca. Mi morde, mi vuole bene. Ciao patata, sei bella tu, sì. Sì, bella, sei una patatina tu. Ma secondo me è un maschio, eh. Allora, sei una patata al forno. No, non si dice. Che poi se la ma mangiano. Ma no, dai, intendevo. Non quello intendevo. Intendevo che è patatoso. Ma guarda, che occhi strani. Io ho paura costante che ci sputa. Tu sei più aggressiva, vero? Tu sei quella cattiva. Quella che no, ti mangia anche l'anima. Le coccole, è vero. Questa ti divora anche l'anima, secondo me. Le coccoline. Io non vedo l'ora che sta cosa delle mascherine finisca prima o poi. Sto morendo di caldo, ma in una maniera eccessiva. Io. Voglio andare a sciare. Preferisco la neve che il sudore. È così che fanno le dive di Instagram, no? Penso di sì. Un solo pensiero attanaglia la mia mente in questo momento. Ho voglia di grigliare. E io ho voglia di mangiare quello che vuoi grigliare, se ti interessa. Yeah, questo è un fiume. E anche se non si vede, là esattamente lì c'è una libellula. Sai quanto ci rido se ti cade adesso in faccia il telefono? Dai, cosa mi fai? Punk, porca troia. Dai, vai via. Questa cosa del buco in mezzo. Non so, se sta filmando. È rosso? Sì. Allora sì. Ciao amici, finirete tutti su YouTube, anche il fumo, no, non si anche vede. Anche il fumo che non si vede però in questo caso, però stiamo cucinando cose buone. Non vi dà fastidio, vero? Dobbiamo farvi firmare la liberatoria. Ah, addirittura, la liberatoria sembra un po' eccessivo. Lo chef, fatti forse vedere. Forse dovremmo prendere il ventilatore e buttarlo. Oh, oh. Se ci sei Pietro? Leggi la frase. Sin da piccolo sono stato educato a... Sono stato educato ad avere quelli pubblici faventi. Okay. Sin da piccolo sono stato educato a carta vetrata da leccare. Nel senso. Ma è inutile. Questa mi sembra un po' più grande, perché già è lunga. Sin da piccolo sono stato educato a aver paura dei vicoli bui mentre cammini per strada con addosso soltanto impermeabile rosa. Allora, questo ha più senso effettivamente. Però secondo me quella proprio ignorante, cioè tra le due, è carta vetrata da leccare. Ma come? Ciao! Ui! Abbiamo mangiato il sushi. E a qualcuno è piaciuto tanto, vero? Minchia, tantissimo!
Ho mangiato tutto io praticamente, tutto il pesce del mondo. Tutto il pesce del mondo. Mi hanno anche detto no, smettila, stai mangiando tutto tu. L'estinzione è vicina. Stai provocando l'estinzione dei salmoni per colpa tua, guarda. Quante possibilità ci sono che al GameStop trovo il gioco che mi serve? Zero. Lo so. Virgola. Ci proviamo, dai. No, dopo dai, andiamo all'IKEA. Sempre belli i film. Hello, from the other side. Mi fanno schifo sti capelli. Non è vero, sei bellissimo. Ma guardati, cioè, sei bellissimo. Cioè, la mia definizione di bellissimo è, come dire, aumentata da quando hai tagliato i capelli così. Prima stavo male. No, non sai, oddio, ma si vedono anche i miei. Stasera potrei fare un po' schifo a mangiare la pizza. Perché? Perché devo fare a gara con Gian. Ma scusa, dovete fare a gara di velocità? A chi la finisce prima. Ah. Lo so, cosa penserai tu? Che se la mangio velocemente non me la gusterò, ma fidati che se con la fame che ho me la gusto sicuro. Ma scusa, ma abbiamo mangiato oggi il sushi, come fai ad avere fame? Era solo riso. Il riso è come un'ex fidanzata, ti riempie ma poi ti lascia vuoto. Grazie per le tue perle, Geco. Grazie navigatore che parli. Non ho ripreso però il tentato suicidio della macchina, della videocamera. Ti ricordi quella volta che mi stava per cadere in crociera? Sì, che hai fatto tipo... Che però non era la mia, era la tua. Hai messo la cosa in bianco e nero. Penso che sì. Oddio. Aspetta, penso lentani di vita. E tu che ti sei girata e stavi per scappare via. Madonna, metti che ti cadevo davvero in mare. In realtà avevamo sotto il balcone, quindi non ci succedeva niente. Vabbè, però si sarebbe spatasciata al suolo. Magari quindi. Si rovinava, ma non si rompeva. Mm. Saltare. Prima tagliamo e poi parte con l'uovo. No, no, fai come vuoi, io tipo non la vedo se tagliare o no. Magari la strappo direttamente. Ma quanto? Oh, ho fame, è un mese che non faccio. Due, uno, via! Oh, però mangiate pure, cioè nel senso. Mettila lì, l'ho messo lì apposta. Non riesco più, non si è tagliata. Passa il vantaggio da Luca. Ah, quindi adesso sei tagliata. Sì, non puoi evitare di fare troppo schifo. L'ultimo morso e il timer si fermò all'alba dei 40 minuti. Complimenti. 8 secondi dai 40 minuti. Complimenti. Ci siamo fermati soltanto da 6 minuti a 40 minuti, effettivamente. Però dai, l'hai finita. Direi che hai vinto decisamente. Esatto. E siccome comunque è il suo compleanno e ha appena vinto, questo è per lei. Cosa? Hai vinto comunque. Sei un vincitore. Mi sento a disagio, ma grazie. Fai vedere bene il sacchetto. Il dado. È il dado verde. Eh sì. E quello cos'è? È il tuo regalo di compleanno. Però non te lo do, ho deciso che me lo tengo io. Va bene. E mi prendo il sacchetto allora. Ho deciso che lo tengo. Sì, mi prendo il sacchetto. Mi va bene questo, che tanto te l'avevo fatto prendere io. No, è una cosa pesante. Non ce la faccio ad aprirla. Te la devo conservare la carta? No, tranquillo. Vabbè. È troppo buio, non vedo niente.
cos'è? Boh. Sì! Oh, grazie. Ti piace? Così butto via l'altro cosplay. No! Sì. È una felpa di Kingdom Hearts. Di marzo. Mi sta? Sì, spero di sì. È un XL, provala. Dimmi se ti piace. Di sicuro non la userai d'estate perché fa caldo. Può essere usata per l'autunno per camminare. Non è pesantissima, non è leggerissima. Ti sta stra bene. Puoi mandare la foto al gruppo di Kingdom Hearts. Sì, sì. Fa caldo però ora con la maschera. Lo so che fa caldo. Davvero ti piace? Sì, grazie. Figurati, dammi un bacino. Me l'hai presa perché avevo bisogno di felpa? No. Ciao. Dammi.